Sulla vicenda Cancellieri da un lato e sul dibattito all'interno del PD dall'altro lato si è consumata una delle pagine più vergognose, tristi e buie della storia della Repubblica di questo Paese e di questa traballante e inadeguata maggioranza. Abbiamo assistito in questi giorni a una farsa in piena regola, a una vicenda grottesca, ridicola, che rappresenta purtroppo, ma perfettamente, la fotografia del nostro Paese. Un Paese allo sbando, guidato da un governo e da un partito, il PD, che nella ricerca della propria identità e della propria guida politica fa ricadere sulla testa dei cittadini italiani la propria incapacità e la propria inadeguatezza a guidare il Paese. Sulla testa del ministro Cancellieri si è giocato ieri il vero congresso del Partito Democratico. Una vicenda, quella riferita al ministro Cancellieri, gravissima. Ovvero un ministro che ha tenuto comportamenti almeno e alquanto inopportuni e inadeguati per il ruolo che riveste e rispetto alla funzione che ricopre. E questa vicenda si è tramutata in una guerra tra bande e tra correnti all'interno del Partito Democratico. Mi chiedo e vi chiedo cosa sarebbe successo se su quella poltrona e in questo contesto ci fosse stato un ministro della Lega. Sarebbe stato linciato e sarebbe stato costretto alle dimissioni a forze. Oggi gli unici soggetti che perdono e che soccombono in tutta questa triste vicenda sono i cittadini del nostro Paese e la giustizia del nostro Paese. Sulla vicenda Cancellieri avete compiuto, e mi riferisco in modo particolare ai colleghi del Partito Democratico, un vero capolavoro. L'ennesimo pasticcio, l'ennesimo regolamento dei conti al vostro interno, e l'avete fatto sulla pelle dei cittadini italiani. Avete fatto prevalere la ragione di Stato rispetto alle istituzioni, perché in qualunque, e voi lo sapete benissimo, in qualunque altro Paese al mondo normale, in questo contesto il ministro si sarebbe dimesso. Dov'è? Che fine ha fatto la mozione di sfiducia di Pippo Civati? Che fine ha fatto questa mozione? Annunciata, propagandata su ogni televisione e su ogni TV unicamente per recuperare qualche voto tra gli iscritti del PD e poi repentinamente accantonata e cestinata. Pippo Civati, che non è neanche presente oggi al dibattito in aula, cioè. Che fine hanno fatto le dichiarazioni bellicose e di guerra dei vari Renzi, Pittella, Cuperlo un po' meno, del presidente Monti, che poi ha repentinamente fatto marcia indietro? E che fine hanno fatto quelle decine di dichiarazioni di decine di parlamentari renziani del Partito Democratico che chiedevano al ministro Cancellieri le dimissioni e il famoso passo indietro per il senso di responsabilità? Lo vedremo poi che fine hanno fatto queste dichiarazioni. Sono ipocrisia allo stato puro. Vi siete rimangiati tutto quello che avete detto, avete fatto marcia indietro, avete chinato il capo e vi siete rimessi alla volontà dei vostri capi. Avete annullato la vostra dignità di parlamentare. Un bel esempio di responsabilità nei confronti del Paese, e mi chiedo come andrete voi parlamentari di fronte ai vostri iscritti, di fronte ai vostri militanti, rispetto ai quali noi portiamo grande stima e grande fiducia, a rendere conto del voto che andrete a fare poi successivamente. Di tutta questa triste vicenda cosa rimane? Rimane un governo, presidente Letta, ancora più debole. Un governo dilaniato al proprio interno, un governo debole non risolve i problemi dei cittadini. Lei si è sempre fatto vanto di poter contare su un governo, su una maggioranza stabile, perché solo così i problemi possono essere risolti. Rimane un Partito Democratico allo sbando e ci sarà probabilmente da ridere, presidente Letta, quando l'8 di dicembre Renzi diventerà segretario del partito. Rimane un ministro della giustizia dimezzato, probabilmente azzoppato, un mezzo ministro, senza autorità, senza autorevolezza, senza credibilità, che sarà probabilmente da ostacolo a quella riforma della giustizia che da anni invochiamo ma che non viene risolto. Un ministro sul cui capo
questa triste vicenda peserà come un macigno e intanto la giustizia del Paese continua ad avere problemi, problemi che non vengono risolti, i processi continuano ad essere lunghi, i tribunali sono stati chiusi, sono stati fatti gli svuotacarceri, gli indulti mascherati che non hanno assolutamente risolto il problema del sovraffollamento delle carceri. E un altro nodo, uno dei nodi drammatici di questo Paese, cioè il nodo tra politica e giustizia, continuerà ad esistere. E la giustizia italiana quotidiana continuerà a mietere indignità, continuerà a mietere ingiustizie. Ministro, le ricordo che dall'8 di novembre c'è un cittadino italiano, un sindaco onesto, per bene, il sindaco di Adro, che è agli arresti domiciliari. Da 8 giorni è in sciopero della fame per una reclusione ingiusta, unicamente per aver aiutato delle aziende locali a realizzare un'opera pubblica gratuita per i propri cittadini senza intascare una lira. Le chiediamo di fare eventualmente una telefonata anche al sindaco Lancini di Adro, come ha fatto con Giulia Ligresti. Ministro, concludo. Ci saremmo aspettati da lei più responsabilità e maggiore responsabilità, più senso delle istituzioni da parte di un servitore dello Stato, come lei si è sempre definita. E invece abbiamo assistito al solito teatrino all'italiana, alla solita farsa della politica italiana. Avrebbe probabilmente salvato il suo onore, la sua dignità e la sua figura facendo un passo indietro, e noi la invitiamo ancora a fare un passo indietro. Se così non sarà, la Lega voterà a favore della mozione di sfiducia. Grazie.